Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale e in questo nuovo video. Scusate se mi faccio vedere sempre in condizioni peggiori ogni video che passa, ma entriamo più in confidenza, quindi dai, ci sta. Oggi andremo a fare un bel decluttering dell'armadio invernale che ho qui di fianco e sono già spaventata perché è pieno zeppo di cose che ovviamente non mi metto praticamente mai. Perché tutti lo sappiamo che ci mettiamo sempre le stesse tre cose. Quindi ho deciso di fare un bel decluttering più un po' di riordinare, così magari inizio a usare più vestiti, ecco. E andremo a scegliere magari insieme che cosa tenere e invece che cosa lasciare via. Penso che mi aprirò un profilo su Vinted, che così magari inizio a vendere qualcosa e prendo dei soldi che poi userò per comprare nuovi vestiti. Quindi iniziamo! Bene, la situazione è questa. Mi sto un po' vergognando, eh. Tutti sti vestiti, guarda, veramente. No comment. L'armadio è vuoto. L'anta dell'inverno, ovviamente. Eccomi qua, sommersa tra i miei vestiti. Vabbè, io sinceramente sono un po' demoralizzata a questo punto, non so da dove iniziare. E boh, con cosa iniziamo? Io inizierei con i maglioncini, che sono quelli che probabilmente terrò tutti. Questo, che è quello nuovo di Shein, mi piace, lo teniamo. Questo anche, visto quello dell'Haul di Shein, se volete vederlo, vi lascio il link in descrizione, non ve ne pentirete, ho comprato un sacco di cose belle e terrò anche questo. Stessa cosa vale per questo, altro maglioncino dell'Haul di Shein, lo teniamo. Questo maglioncino meraviglioso di Shein, sempre, comprato l'anno scorso, uno dei miei preferiti, lo teniamo, ma le cose da declatterare sono altre. Questo maglioncino che mi ha regalato il mio moroso di Guess Lilla, mi piace tantissimo. Questa felpa gialla ci sta perché è un po' croppata, quindi va bene. Altra, anche questa la teniamo. Questa felpina dell'Haul di Shein la teniamo. Questo maglioncino 2010 con scollo a V, penso che lo terrò, però con delle riserve me lo tengo. Questo qui, comprato dal Primark, messo solo appena l'ho comprato dal Primark, però è blu, non lo so, me lo devo provare, però questo potrebbe essere declatterato. Questo qui che d'inverno dovrei mettere con sotto una canottiera e un no, perché ne ho già di croppati, questo è grigio e bruttino. Questo vecchio come il cucco, sempre maglioncino a V, stile 2010, declatteriamo. Maglioncino bianco, sempre 2010, scollo però a mezzaluna, lo declatteriamo. Questo uguale al maglioncino croppato grigio, però è rosso. Quindi qualcosa di rosso, che è il mio colore preferito, non lo possiamo buttare. Questo, indovinate? Altro maglioncino a V 2010, questo colorazzo declatterato. Questo maglione è uno dei miei preferiti, non lo declatterrò mai. Maglioncino di Shein con le nuvole, lo teniamo. Maglione, questo lo dobbiamo tenere per forza perché dai, è un colore carino, poi è per mille usi, cioè se un giorno mi sento un po' gonfia, che ho bisogno di stare un po' larga, così questo è perfetto. Questo brillantoso mi vergogno anche solo ad averlo. Questo è un saccone, è un gran sacco, non rende giustizia alle forme del corpo, penso che lo declatterò, ma con delle riserve. Altro maglione con scollo a V, stile 2010, verdone, declatterato. Maglione a collo alto, questo mi piaceva tantissimo, l'ho messo un sacco, però è da un sacco che non me lo metto. Rosa un po' slavato, rosa pastello. Questo con delle riserve perché poi è molto caldo, quindi d'inverno sono molto freddolosa. Altro maglioncino con scollo a V 2010, azzurro, declatterato. Trin. Ah, questo che l'avevo tagliato per farlo a crop, detto ah sì, così me lo metto, ma è messo, però non me lo provo da anni perché era sepolto nell'armadio, me ne ero anche dimenticata, quindi
me lo proverò e poi vedremo. C'è questo maglione che uso un sacco, quindi questo ovviamente lo teniamo. Questo declatterato, questo classico maglioncino aperto, bianco, un po' grigito, così, via. Il maglioncino nero, no, è troppo un classico. Con i maglioni abbiamo finito, mi sembra impossibile. Passiamo ai pile. Chi è che usa i pile? Questo è un pile tipo da neve, mai messo. Perché ho questo pile io? Uguale identico. Via. Questa maglia, sempre da neve, termica, potrebbe servire. Oh, questo pile l'ho amato alla follia, però io vi dico che il tempo di coprire le forme è finito. Questo pile di Tommy Hilfiger, ragazzi, cioè l'ho amato alla follia e lo amo tuttora alla follia, quindi non lo declattero. Lo uso per stare in casa. Felpa della mia scuola con il logo brutto, bruttissimo. Questa rega è una felpa che è anche macchiata, ma io non la butto via. Ce l'ho dalla seconda media, ce l'ho. Se non fosse macchiata ci andrei in giro veramente. Questa la tengo per stare in casa, ovviamente. Dio, questo cos'è? Che brutto! L'ha declatterato immediatamente. Questa felpa che usavo un sacco in seconda superiore. Bene, la declatteriamo. Questa è maglia pelosa più pantalone. Questo lo teniamo per stare in casa, cioè non esiste che io lo butti via. Questi sono tutti pigiami interi in pile. Ho il pinguino, il gatto e il leopardo. Questi non li declattero neanche se mi puntano una pistola alla tempia. Questa felpa, boh, ma vabbè, dai, la tengo perché non ho una felpa lunga. Questa qua, tuta di Zara, l'ho comprata di recente. Ah, qua c'è un'altra felpa. Questa la userò da stare in casa sicuramente. È la felpa della mia vecchia scuola. Questa è bellissima, veste super bene. Teniamone una almeno. Teniamo quella grigia. Questa felpa grigia con le maniche tutte smangiate. Via. Questi pantaloni della Pyrex di 5 anni fa, tipo. Me li devo riprovare. Questi rimangono, esatto, nel limbo. Beh, questi, guarda, non serve neanche che li tiro, che qua questi cos'erano, bucati? Cioè, ma perché? Più 2010 di questo non si può, rega. Brutti proprio. Li declatteriamo. Questi però potrebbero comprarmeli su Vinted. Questo è un pantalone elegante, però dai, per un colloquio di lavoro questi ci stanno sempre. Questi ce li ho da 100 anni e no, questi li declatteriamo, basta, non li uso. Questi non li declattererò mai. Sono dei pantaloni di pelle lucida, bellissimi. Questi non me ne posso separare. Questi vita bassa, chiari, questi vanno nel limbo. Pantaloni gialli li tengo, bianchi, questi hanno 100 anni e sono a vita bassa. Delle riserve, vediamo. Questi non li butto via perché sono carinissimi. Questi invece penso di essermeli messi 3 volte, non so neanche perché li ho comprati. Via. Questi due li teniamo, anche se questi sarebbero da cacciare via. No, vabbè. Questi tengo delle riserve. Questi li teniamo, questi qua blu. Questi mi stanno enormi. Penso che li farò stringere da mia nonna, ma comunque me li devo provare. Questi sono simili, cioè si vede palesemente. Però io sinceramente non riesco a cacciarli via. Neanche questi due, perché mi piacciono, ma perché li uso poi d'inverno, capito? Fare tanti outfit diversi. Questo bel giubbottone rosso che è carinissimo. Questo lo tengo perché l'ho usato poco, perché non ho avuto l'occasione. Questo ce l'ho da 200 anni, non fatemelo neanche vedere. Questa classica giacchetta di pelle color marrone ci sta, questa è da cacciare via. Perché tengo le cose? Questa bellissima, classica, questo ovviamente lo teniamo. Panta, queste dell'Adidas le teniamo, altre dell'Adidas grigie le teniamo. Oddio, queste le avevo comprate su Shein, un po' vedo non vedo, un po' sexy, però mi stanno giganti, quindi nelle riserve. Panta nere semplici chiaramente le teniamo, che sono sempre utili. Queste da cacciare nel rusco piene di buchi. Ecco, queste qua per esempio, cioè, non le metterò mai perché mi strizzano tutte, non mi piacciono, da stare in casa. Questi invece sono altri pantaloni di pelle, è opaca, questi li ho comprati l'anno scorso da Zara, li tengo. Questa la tengo, bellissima, mi piace tantissimo, la uso un sacco. Qua c'è un maglioncino traforato di Brandy, ce l'ho da 1000 anni, declatterato subito. Camicia body, è sempre utile, ci sta, dai. Camicia viola, insomma, questa però ha un bel taglio. Vabbè, la proviamo a tenere. Questa bianca, un po' gialla, è da lavare sicuramente, ma comunque la teniamo. Queste due a scacchi
Sapete, io il pastore non lo sono, perciò via. Bene, ci siamo spostati in un'altra location perché qua ho tutte le maglie invernali. Questa croppata non mi dispiace, poi comunque l'ho usata poco, quindi è relativamente nuova, la teniamo. Questa ancora mai usata, quella dell'Oldie Shane, troppo leggera, bisogna vedere un po' come metterla adesso che poi sta iniziando a fare un freddo polare, però la tengo. Questa, cioè, o è una maglia da stare sotto proprio che non si vede, o la declatteriamo. La declatteriamo. Questa l'ho usata, ma comunque un po' una magliettina di merda. Nelle riserve, vediamo. Cos'è questa? E bamba, questa proprio. La declatteriamo subito. Cos'è questa cosa? Perché? Perché io ho queste maglie? Questa, mamma mia, quanto l'ho usata sta maglia. Quanto l'ho usata. Questa è difficile. Me la provo. Questo lupetto leggero, inutile, cioè i lupetti leggeri perché li inventano, mi sta anche molto largo, via. Questa me l'ha data il mio moroso, non penso che la metterò mai. Scusa amore, ma declattero. Questa tutta di pizzata, beh, mi piace, però mi sa che mi sta larga adesso. Vabbè, me la provo. Questa, classica maglia, mamma mia, questa è proprio da madre. No, ma perché? Ma che maglie sono? Via, ecco, questo non ho mai molto capito, sinceramente. Sembra un po' tessuto asciugamano, declattero. Via, stacchiamoci da questo affezionamento agli oggetti, via. Mi è volato via, voleva scappare. Bellissima questa magliettina qua, molto carina, la tengo. Una delle mie magliette preferite invernali, questa di Shane. Questa mi piace tanto, questo mi piace tantissimo. La tengo, dai. Questa la tengo perché mi piace tantissimo. Con i fiorellini. Questa è uguale all'altra, però scollata. Me la provo, non lo so. Questa, non lo so. È bella, cioè me la metterei anche. Il problema è che dopo 2 ore che ce l'hai addosso diventa tipo larghissima, no? Vabbè, me la provo. Questa maglia bellissima, è un body in realtà. Con lo scollo a cuore. Molto profondo, mi piace molto. Questa qua, ce l'ho da 1000 anni. La provo, ma non lo so. Questa, mi dispiace, ma questa... traforatina, è piena di fili per aria, poi ce l'ho da un botto di tempo, ma mi piace tantissimo, è morbida. Questa la tengo, non mi interessa. Effettivamente non vi ho fatto vedere un prima, ma fidatevi di me, cioè, questo è il paradiso. Sotto ho messo tutte le cose da per stare in casa, sopra i maglioni, le felpe, le panta, le sciarpe, e pantaloni, camicie, così. Qui invece ho messo tutte le maglie e i maglioncini. Non potete capire quanto sono contenta di questo decluttering, sono super soddisfatta di me stessa, di essere riuscita a buttare via così tanta roba. Questa mega pila sul letto ne è la prova. Siamo arrivati alla fine anche di questo video, tristemente, ma molto soddisfatti. E quindi, che dire, grazie per aver guardato questo video. Vi invito a mettere mi piace se vi è piaciuto e ad iscrivervi sul canale. Quindi, alla prossima! Ciao, un bacio!